Probabilmente a oggi ancora qualcuno farà differenziato e preferiamo testarli a poche ore, a poche ore dalla gara. Eh, le scelte dipenderanno in questo momento purtroppo quasi solo ed esclusivamente su chi sarà a disposizione e starà, e starà meglio. Poi sono anche situazioni completamente diverse, c'è cioè chi... Ha problemi traumatici e chi invece magari ha affaticamenti muscolari è chiaro che sono anche, ci sono anche rischi diversi e ci sono anche valutazioni diverse da fare insieme allo staff tecnico. Un problema muscolare se lo devo rischiare lo rischio dall'inizio perché non mi va, poi dopo di eh, dover fare un doppio cambio per i problemi magari traumatici o tendinei eh, si può anche gestire con. Eh, negli antidolorifici o negli antifiammatori, quindi molto della formazione la farà, la farà lo staff medico sto giro. È una partita complicata, una partita complicata come le sono, le sono quasi tutte, perché eh, tante volte si va a vedere poi dopo solo post partita, cioè, eh, ma gli altri erano scarsi, eh, ma gli altri hanno poca roba. Io mi sono sentito dire la stessa roba co, del, con Renate qui e poi dopo vedi che Renate pareggia con l'Alessandria eh, le valutazioni vanno sempre fatte anche su, sulla prestazione che vengono fornite dalle due compagini qualche volta uh, si è secondo me rimarcato il, uh, la, la, la meno qualità che avevano offerto nella prestazione eh, nella gara contro contro l'Arezzo rispetto a quello che magari aveva fatto la nostra squadra. Però a parte questo credo che solo ed esclusivamente il fatto che in una settimana abbiano cambiato direttore sportivo ed allenatore eh, alle, alla vigilia o, o quando il mercato di, di gennaio è alle porte eh, ci debba far capire che tipo di partita andremo, che tipo di avversario andremo ad affrontare domani. Hanno preso un allenatore che è un gran motivatore, che è sempre riuscito ad avere degli impatti estremamente positivi quando è subentrato in corsa e dovremmo essere particolarmente bravi a fare un certo tipo di gara, con la massima attenzione però anche sempre con la massima determinazione nell'andare alla ricerca del massimo risultato.